siccome nessuno che mi dà una mano, ho portato un amico come ospite e niente, spero di divulgare il più possibile, di contribuire a questo messaggio perché è molto importante. E niente, continuiamo e più collaborazione possibile. Grazie. Ciao a tutti, sono Davide da Ferrara anch'io. Anch'io fino a qualche settimana fa non vi conoscevo, sono terra a terra, è venuto per curiosità e per capire, fino adesso tutto positivo. Ma che idea dal nuovo? Niente di... Cioè, sono ancora appunto allievo, terra a terra. Una spugna da riempire. Ecco, bravissimo. Ciao a tutti, io sono Davide, vengo da Modena, sul forum mi chiamo Dave. Sono qua perché ho vissuto abbastanza e ho fatto diverse esperienze, si possono dire anche abbastanza alternative. Mi sono dedicato a una vita abbastanza nella quotidianità, come ci viene dettato dai nostri mass media, da come ci viene un po' inculcato. Ho capito che alcuni dei nostri valori forse non erano i più corretti, almeno per me. E dopo una fase, chiamiamola mia, di destabilizzazione, mi sono ricreato dei miei valori e ho ritrovato in questo gruppo di persone che noi siamo qua una condivisione appieno, ecco, di alcuni valori nuovi, sani. E tra l'altro mi sono stupito perché ho riscontrato proprio anche una visione di come potrebbe essere la società che si sposa totalmente con quello che avevo pensato e parlandone con amici, con conoscenti, era sempre stato riconosciuto come una visione utopistica e come un'idea, infatti mi prendevano in giro come il famoso regno di Davide che era solo una mia visione e basta, ecco. Ora mi sono reso conto che non è il regno di Davide non è, può essere condiviso con tante altre persone. Ecco, uno dei valori principali che io ci tengo sono la tolleranza del prossimo, l'unione, la condivisione e il rispetto anche per le diversità che noi siamo, ecco, sul nostro globo. E sono valori che ho riscontrato, ecco qua. Grazie. Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Paoli, vengo da Milano, non sono registrato sul forum, di professione faccio giornalista, mi rivolgo ad un pubblico tendenzialmente di ragazzi, giovani. Ho conosciuto il documentario Zeitgeist un anno fa, ne sono rimasto profondamente colpito, proprio per il suo approccio molto razionale e anche molto umano. Nel corso di quest'ultimo anno appunto mi sono sempre più interessato fino a che appunto ho scoperto che esisteva anche un gruppo di italiano che voleva diffondere appunto queste idee e sono qua con il mio socio Luca che è DJ Nice perché stiamo tentando di diffondere Zeitgeist anche a livello musicale attraverso i ragazzi dando degli spunti. Ve ne parlerà maggiormente più in dettaglio il DJ Nice che è qui con me, a cui passo il microfono. Sì, c'è anche un video tra l'altro. Ce l'hai già lì? Sì, ce l'ho. In realtà è l'inizio. Stavo pensando, siccome purtroppo c'è questo
questo problema tecnico che tra l'altro do ragione a Slova. Il problema sostanzialmente era che quando abbiamo fatto sopralluogo funzionava. Questo è il punto. Ok. Pensavo che per aumentare la comunicazione potevamo magari fare un semicerchio, così ci sentiamo più attivi, non stiamo seduti, non ci inglobiamo nella sedia e no, diventiamo un attimino più attivi, anche perché siamo in 30 e non siamo in 500. Magari possiamo proprio spostare tutte le sedie, metterci in semicerchio e così la comunicazione migliora. Anche per esempio adesso volevamo far vedere il video, siete tutti quanti più vicini. Se vogliamo provare questa cosa qui, perché fa, cioè, non voglio che sia conferenza, non state ascoltando un guru, ok? Siamo tutti allo stesso livello e stiamo parlando tra di noi. Sì, sì, c'è in rete. Ma adesso tra l'altro stiamo trasmettendo quello che, cioè, la gente che si connessa sul sito adesso vede noi in home page. Ciao a tutti, io sono Luca Porzio, DJ Nice per la gente che mi conosce come artista. Ho fatto questo CD che prende il nome dal DVD, in cui ho cercato di comunque rappresentare quello che rispecchia di più il nostro paese. All'interno di questo CD ci sono vari brani, di cui uno si intitola appunto Zeitgeist e l'altro Addendum, che sono diciamo un po' i singoli di questo CD. Di Zeitgeist è stato fatto anche un video, che lo potete trovare ovviamente su internet digitando DJ Nice Zeitgeist. Questo è un po', diciamo, il punto di partenza per quanto riguarda me, per il campo musicale, nel senso, ho cercato e cercherò d'ora in avanti di entrare a contatto con la gente, facendo capire un po' quello che in realtà succede nel nostro paese. Poi che sia uscito bene o non bene, poi questi sono giudizi personali, eccetera. Questo CD è stato prodotto e pubblicato in free download dal mio sito djnice.com, quindi lo si può scaricare gratuitamente, e come il CD, come, scusate,